E buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a fare un nuovo esperimento. L'altro giorno infatti, mentre me ne stavo seduto su una barchetta in mezzo al lago, mi è venuta in mente una domanda che mi è penetrata nel cervello fino a scorrermi per tutto il braccio ad arrivare alle mie dita che hanno toccato il joystick per trovare una risposta. E questa domanda è: quant'è il numero massimo di super che posso fare in una partita? Quindi cosa ho fatto? Ho iniziato ad analizzare tutti i pezzi esotici che mi avrebbero aiutato a ottenere la super più velocemente per poter fare più super in una singola partita. E mi sono reso conto che in realtà ne esistono tantissimi per tutte le diverse super. In particolare per oggi andremo a vedere quante bombe nova potremmo fare in una singola partita. Quindi se vi piace il video del video fatemelo sapere con un bel like, ma adesso c'è bisogno di un cambio di stile. Ok, con questo look molto più dark, a parte le braccia perché non volevo cambiare lo shader sullo stesso pezzo che uso nelle prove, andiamo subito a vedere come ho fatto a ideare un setup che mi permettesse di fare il maggior numero di bombe nova in una sola partita. Partendo dal pezzo esotico in questione, ovviamente parliamo del teschio del terribile Ankara. Il perk di questo pezzo esotico infatti ci permette di recuperare energia della super per un'incisione che abbiamo fatto con la bomba nova. Andiamo poi a vedere meglio quanta super effettivamente ci dà ogni kill con la bomba nova. Dopodiché, come non farsi aiutare dall'incredibile malvagio Karma, che come sappiamo tutti quanti ha un boost per quanto riguarda l'energia guadagnata della super quando facciamo un'uccisione, e di conseguenza la super salirà ancora più velocemente. In generale comunque ho incentrato tutto il mio setup sull'intelletto, quindi per riuscire ad arrivare a 100 di intelletto, ma comunque mantenendo un setup buono come statistiche generali, soprattutto per quanto riguarda la mobilità, perché altrimenti non avrei killato una mosca. Ma non è finita qui, perché con alcune modifiche mirate possiamo accelerare ulteriormente la nostra super. In particolare sto parlando di due modifiche per il patto, ovvero connessione remota che ci permette di guadagnare energia della super bonus quando facciamo le uccisioni con il cecchino, e dinamo che ci permette di guadagnare energia della super bonus quando facciamo le abilità nei pressi dei nemici. Ora io ho messo connessione remota, ma ovviamente potete mettere l'equivalente per qualsiasi arma speciale state utilizzando, per esempio artiglieria inquietante è per i lanciagranate, oppure molto più utile potrebbe essere per un pompa. Detto questo, direi di non perderci in altre chiacchiere e vediamo subito come è scomparso il pollo. Quante super riusciremo a fare in una singola partita? Allora, partiamo subito con il dire che questa build ha due problemi fondamentali. Il primo sono io. No, non è vero. Il primo è il fatto che il malvagio Karma comunque non è esattamente l'arma più meta che c'è al momento, quindi trova le sue difficoltà contro magari un... Porca miseria, c'è un tipo che mi insegue. Quindi comunque può trovare le sue difficoltà contro magari un Suros o un Fame Ruggente. Il secondo difetto più grande è che in questa build, per riuscire a fare tanti super, non dobbiamo giocare necessariamente bene, ma dobbiamo semplicemente fare tante kill. Il che è ben più difficile. Porca miseria, c'è un sacco di gente qua. Per quale motivo? Perché anche se noi non moriamo, andiamo in serie, facciamo un'ottima partita, purtroppo la super si ricarica grazie alle kill. Quindi ci facciamo ben poco. Per farvi un esempio, mentre facevo la prova per questa build, ho fatto una partita in cui... c'è stata una partita in cui ho fatto run out e ho fatto sì più super del solito, però comunque non sono riuscito a farne tantissime. Ma che magia, è cambiata mappa e non perché stavo facendo cacare. Assolutamente. Hello. Tra l'altro bisognerebbe anche killare con il cecchino, soprattutto perché con la modifica del patto, di cui già mi sono dimenticato il nome, le kill col cecchino danno molta più super rispetto a una qualunque altra kill, anche addirittura più delle kill con... ce l'ho dietro tantissimo. Delle kill col malvagio Karma. Porca miseria, questo non l'ho proprio visto. Non c'era una cassa. Ritenta, Fra. Porca miseria, aiutami fratellino. Però sei un po' inutile. Niente, vedete qual è il problema? Che ovviamente non si fa cecchinare nel 2020. Porca miseria. T'ho visto. Ops. Questa partita è molto statica. E non mi servono partite statiche. Mi servono partite in cui faccio tante kill. Oh, già la prima super. No, già ho il cazzo. La 6.41. Vedete, ho giocato bene. Ora, perché ho fatto questa cosa? Adesso ve lo spiego subito. Il primo motivo è che non volevo morire da quel bastone. Il secondo motivo è che una volta che abbiamo la super bisogna cercare di usarla il prima possibile, perché la super che altrimenti andiamo a recuperare con
il teschio del terribile Ankara, là, come si chiama, tutti gli Ankara che esistono me li confondo. Se aspettiamo troppo la buttiamo poi in tempo, nel senso che magari quella pallina che rotolava allora era una persona. Nice. Nel senso, dicevo che magari per aspettare di trovare almeno due persone per fare la super, poi andiamo a perdere tempo, tempo in cui magari avremmo potuto guadagnare ulteriore super. E quindi è tutto un circolo vizioso. Non sto capendo niente, però nel dubbio scappo. Nice, va bene, va bene, va bene. Stiamo facendo un po' il panico con questo cecchino. Vedete, anche se ho fatto la super su una sola persona prima, quindi non ho preso tanta super di per sé col teschio del giovane, del terribile, del tizio Ankara, non ho perso tempo e a 5 minuti ho quasi la seconda super, il che è ottimo. Non ci credo, non ci credo, ma che significa? Tipo adesso dovremmo avere la seconda super. Subito, il primo che vedo, bam, gli in faccia. Perché altrimenti perdiamo tempo. Anche questa morte ci ha fatto perdere parecchio tempo. Dai, caricati super veloce. Ok. Ah, e anche questo. Non devo assolutamente morire quando tiro la super. Assolutamente, perché altrimenti la kill che mi fa la super non me la conta, cioè è come se io non fossi vivo quando killo. Quindi è come se non avessi killato. E di conseguenza la super non me la ridà. No, esci da là. Sono stupido, gliel'ho pure chiesto. Ma ha preso il mignolino del piede. Ora, in generale, con 100 di intelletto, 3 super sono praticamente assicurate. Il mio obiettivo è quello di farne 4, in generale. Ambè. Ovviamente lo stesso discorso del non morire durante la super vale nel non morire durante le kill. Come siamo messi qua? Manca ancora un po'. No, la quarta super non riusciamo a farla, però non ho giocato male sta partita, eh. Sono riuscito comunque a darmi un avanzo di circa un minutino, più o meno. Quindi se magari avessi fatto qualche kill in più col cecchino, sarebbe stato ottimo. Non dirmi che è un'epoca tempesta davanti, devo farla super addosso. Bene. Bella super del cazzo. Oh, però l'ho ucciso almeno. Niente, con un minuto non penso che riusciamo a fare un'altra super. Meno che non faccio tipo una big serie incredibile col cecchino, non muoio mai. Ecco, come non detto. Ok, dai, prima partita circa 3 super e mezzo più o meno. Non è male, non è male. Speriamo di riuscire ad arrivare a 4. In ogni caso ho realizzato una partita in cui sono arrivato a 4, quindi eventualmente ve la metto. Vedete che alla fine non ho nemmeno fatto tante kill. Ho fatto 25 kill, però probabilmente parecchie l'ho fatte col cecchino. Non sono morto troppo spesso, ho fatto 2 8 di rateo, quindi anche questo conta. Se avessi magari fatto un po' più di kill con la Nova, quindi ho fatto 3 singoli, se avessi fatto magari anche solo 3 doppie, forse sarei riuscito ad arrivare a 4. No, no, Breccia del Crepuscolo, no. Madonna, come faccio a killare col cecchino su sta mappa di merda? Allora, qui lo dico, se riesco a fare 4 super su questa mappa, Dige mi fa una pippa. Anche se non ci tengo. Michael. Nope. Qui c'è una sfera. Subito. Qui c'è qualcuno che vuole essere bombanovato. No, non crepare, non crepare, non crepare, non crepare, ammazza. Sì, sì, questa ci è piaciuta. Questa ci è piaciuta. Non morire adesso. Ok, allora, fermi tutti. Questa potrebbe essere una svolta. Perché questa tripla ci ha dato più di un'attacca di super, il che è buonissimo. Questa attacca bonus è decisamente buona. Dobbiamo solo cercare di killare un attimino col cecchino adesso, il che non è facilissimo in questa mappa. No, veramente, quello è ancora vivo. Guarda, che scarso. Oh no. E zitto. Ugo. Ok, in realtà potrebbe essere fattibile. Se faccio parecchi kill con la super.
c'è una sfera, bene. No, 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 no. No. Ho buttato una doppia, questa è la cosa che non deve succedere. 4.20, fare due super da zero la vedo difficile. Se non fossi morto lì durante quella super e avessi fatto quella doppia, erano 4 super assicurate queste. E quindi questa morte mi ha demoralizzato talmente tanto che le partite successive ho fatto abbastanza cagare e non mi sono nemmeno avvicinato a fare 4 super. Quindi adesso vi metterò un piccolo montaggio dei migliori momenti della partita che appunto ho registrato, in cui sono riuscito a fare 4 super. Ma prima, come al solito, vi ricordo che se vi serve una mano per un faro, un cala, un raid o qualsiasi cosa all'interno del game, in descrizione trovate il link di tutte le offerte di Blazing Boost. Detto questo, buona visione. Where are you? Omae wa mou shindeiru. Oh hey Pikachu, I choose you! NANI? Che coglione. Are you fucking kidding me? Give me 5. My time has come. No! Siamo la tua salvezza.